aspetto, ricordiamo Norge, stoccafisso di Norvegia, Norge, la commissione norvegese per l'esportazione in tutto il mondo del pesce. Del pesce, lo stoccafisso di Norvegia, famosissimo in tutto il mondo. Ricordiamo. Controlliamo la cottura dello stocco che dovrebbe già essere a posto. Stoccafisso inventato dai vichinghi che nei loro lunghi viaggi in mare avevano bisogno di un prodotto che non si deteriorasse e scoprirono che essiccando il merluzzo ai freddi venti della Norvegia potevano portarlo nei loro lunghi viaggi in mare e utilizzarlo quando necessario. Allora, scoliamo lo stocco. Se avete bisogno di qualche informazione, volete notizie, volete delle ricette nuove, vi ricordo il ricettario stoccafisso di Norvegia. Eccolo qua, lo stoccafisso di Norvegia, l'esperienza unica del gusto. E trovate tutte tante ricette che potrete sicuramente fare a casa comodamente. Ricordiamo che a differenza del baccalà, lo stoccafisso necessita di una spugnatura più professionale, quindi potrete trovare nelle pescherie lo stoccafisso già spugnato. Enzo. Allora, lo stocco è pronto, lessato. Adesso. Eccolo qua. Naturalmente sempre il sale, perché come continuo a ripetere, lo stocco ha necessità di sale, il baccalà è meglio aggiungerlo gradatamente per controllare, perché la sapidità del baccalà è abbastanza intensa. Lo stocco invece è privo di sale, perciò ogni piatto va aggiunto il sale. E noi dobbiamo fare gli auguri alla piccola Chiara, consentitemi di divagare un attimo, la piccola Chiara, la nipotina di Manica, che oggi compie gli anni, tanti auguri. Sale. Allora, auguri Chiara. Allora, questo piatto è un'insalata tiepida, perché lo stocco lo stiamo mettendo caldo. Gli altri ingredienti sono freddi, perciò provvederanno a stemperare il calore dello stocco. Sale sulle arance, poco pepe. E il sempre eterno e immancabile olio d'oliva. Pubblicità tra pochissimo qui a MasterChef.